Ciao ragazzi e ciao ragazze, oggi voglio fare un Get Ready With Me e quindi mi trucco con voi con prodotti che ho comprato recentemente, ma anche con prodotti di cui mi trovo veramente bene. Ma partiamo subito. Allora, voglio comunque iniziare dalla base. Per la base userò il primer di Benefit, il Professional, e inizio con l'applicare lui. Perché così minimizzo i pori. E trovo che questo qui sia veramente uno dei migliori, se non assoluto, primer che ha questo compito, perché ci sono tanti primer ma così performanti assolutamente no. Metto anche un goccino di primer per gli occhi e per gli occhi voglio utilizzare il primer nuovo di Fenty Beauty. Lo metto già perché così almeno so e sono sicura di non dimenticarmi mai, perché quando di solito quando arrivo a un certo punto mi dimentico di mettere il primer. Primer molto buono questo di Fenty Beauty, tra l'altro è molto grasso, quindi riesce a far aggrappare bene il trucco, quindi per quello che sicuramente ve lo consiglio, non costa neanche tanto ed è molto performante. Per la base uso uno dei fondotinta preferiti del momento, che è il Rimmel Lasting Finish 24 25 ore. 25 ore, non 24, ma 25, Lasting Breathable, questo qua. Mi piace perché ha un finish molto leggero, è impalpabile, però ha una coprenza alta e poi mi piace tanto il discorso che ha questo applicatore qui e quindi è molto comodo da stendere. Vi faccio vedere. Procediamo subito. Lo stendo già dappertutto, so già ormai so a memoria il quantitativo che bene o male serve per fare la base e lo vado a stendere con il mio pennello a spazzola con cui mi trovo tantissimo bene perché mi piace stendere il fondotinta bene, non lascia assolutamente residui e quindi prima usavo tantissimo la Beauty Blender, ma devo dire la verità che questo pennello me l'ha rimpiazzata perché si è fatto a male da solo, perché secondo me con la telecamera. Il discorso è che questo pennello stende benissimo, porta via gli eccessi e quindi sicuramente ha spiantato in pieno la Beauty Blender. Mi piace questo fondotinta perché, come potete vedere, io ho un sacco di discromie e questo fondotinta ha già coperto la maggior parte. Certo, io ho tante macchie marroni e tante, come si dice, lentiggini, quindi il discorso diventa un po' più complicato, però se avete rossori, segni dell'acne e quant'altro, secondo me questo fondotinta vi basta e avanza. Io poi con il correttore sicuramente vado a risolvere anche un po' il problema dei puntini, però diciamo che la coprenza è alta. Per il correttore oggi usiamo questo qui della Makeup Revolution, il Conceal and Define, che io lo trovo veramente veramente stratosferico per il prezzo che ha, ha una buonissima coprenza e una consistenza favolosa. Si stende facilmente e rimane lì tutto il giorno. Ok,
per stendere questo correttore, io uso un pennello così piatto. Stendo avvicinandomi al naso, così riduco anche l'effetto ottico, comunque la profondità del naso, però mi copre anche un po' le lentiggini e quant'altro. Infatti lo porto anche sull'occhio in modo da uniformare la palpebra. Come vedete, non si stende, non fa peso, è straordinario. E io appunto poi vado a coprire anche un po' qua e là qualche segnetto, qualche lentiggine. Io devo dire che con questo correttore mi trovo estremamente bene. Mi copre anche, perché attorno al naso qui ho qualche venuzza di quando praticamente si ci soffia il naso a tutto spiano, siccome io sono sempre perennemente raffreddata. Mi si formano queste venuzze qui e questo correttore è assolutamente in grado, di eliminare anche quelle venuzze lì, quindi straordinario, veramente straordinario. Poi appunto sul mento, se trovo qualche altra discromia qua e qua. Poi procediamo subito con la cipria perché così fissiamo subito tutto. Ed uso la cipria di Nabla, l'ultima uscita, che è la Baking Setting Powder. Io mi sto trovando da Dio e fa veramente durare il trucco tantissimo. Quindi io ve la straconsiglio. Scusate, ma ogni tanto vedo che c'è la telecamera che si muove, forse muovendo tutto io. E io non ci faccio propriamente baking perché mi sembra di applicare troppo prodotto, però vabbè, diciamo che per un trucco così da giorno non. Non mi va di fare baking perché appunto rimane un po'. Secondo me, quello che dicevo è che è una cipria talmente performante che anche senza fare baking, anche applicandone poca, il risultato devo dire è ottimale, veramente ottimale. Come potete vedere, opacizza, uniforma, io veramente mi trovo davvero molto bene. Per fare un po' di contouring voglio usare due prodotti nuovi dell'ultimo haul e più nello specifico il Butter Bronzer che userò con questo pennellone. Ha un profumo di cocco che fa venire voglia di mangiarselo questo prodotto. Straordinario. Poi lascia veramente questo. Lascia veramente questo velo. Oh, sì, non riesco a tenere ferma sta telecamera. Benissimo. Veramente stupendo il Butter Bronzer. Come potete vedere da subito vita e colore al vostro viso. Dopodiché vado ad applicare il Butter Blush, stupendo anche lui con un colore veramente stratosferico. Veramente bellissimo.
lieve, leggero, ma come illuminante voglio usare anche lui il nuovo della linea di Nabla. Eccolo qui, adesso vi faccio vedere subito com'è l'effetto. Io lo uso con questo pennello qui, a me piace tantissimo, come illuminante mi piace veramente tanto, dà subito quell'effetto blu che, guardate, io ce l'ho nella tonalità wave, un po' sul naso, un po' qui sulle labbra e poi qui in cima all'attaccatura dei capelli, mi piace. Come potete vedere, ha dato subito una luminosità inaspettata, molto molto bello. Cioè, io sono una di quelle che l'illuminante si deve veramente vedere dallo spazio, se no non mi piace, cioè, se no non mi convince, per cui va bene. Ok, l'illuminante l'abbiamo messo. Ora io di solito procedo con le sopracciglia. Per le sopracciglia uso lui, il L'Oreal Paradise Pomade Ecstatic, che sto quasi terminando, come potete vedere lo sto scavicchiando perché non c'è rimasto quasi più niente, però fino ad ora non sono riuscita a trovare un altro prodotto che mi soddisfacesse. Probabilmente proverò poi il prodotto di Anastasia Beverly Hills, perché voglio assolutamente provare un prodotto per le sopracciglia di Anastasia Beverly Hills, e poi soprattutto ora che è uscito in Italia assolutamente non posso non provarlo, quindi dovrò assolutamente provvedere. Ho delle sopracciglia molto sfigate, come potete vedere, perché nonostante abbia provato mille prodotti di quelli infoltenti, quindi comunque per migliorare anche l'aspetto delle ciglia, sono sempre vuote, brutte, vabbè, mi rassegno, perché cioè veramente non riesco assolutamente a trovare niente che abbia innanzitutto una durata di tutto il giorno, quindi comunque che sia un buon prodotto. Infatti ogni tanto uso il Tattoo Brown alla sera per tatuarle, in modo che poi l'indomani almeno queste sono già pronte. Però mi piacerebbe avere almeno due peli, invece ne ho proprio due scarsi e quindi diventa molto complicato. Ok, non vado a infierire oltre, tanto comunque lo so già che le mie sopracciglia sono così, però da questo matitone di Dolten, che si chiama Arc Master, metto un pochettino della polverina, che c'è, questa matita si scompone praticamente in tre, metto questa polverina che serve un po' per fissare la polvere, e mi fa durare un filo di più anche la matita, se no la durata sarebbe veramente nulla. Ecco qua. Eccomi qui che unisco il prodotto e non infierisco di più, perché ovviamente sono sfigate. Per fare il trucco occhi voglio utilizzare una delle ultime palette, e più precisamente vorrei utilizzare la Spicy Nude di Pupa. Fa caldissimo, mi sto sciogliendo ancora prima di essermi truccata. Bene, bene. Allora, con un pennellino pulito, faccio vedere intanto la gamma di colori, vado ad applicare questo qui, il bianco, sulla parte più alta,
Scusate se mi guardo nell'altro specchio, ma che è una visuale migliore. E poi uniformo anche un po' la parte bassa, in modo da avere una base. Questo bianco sì, non mi fa impazzire, perché è leggermente scimmerino. Non è tanto pannoso, cioè preferisco quelli un pochettino più tendenti al giallino che questi qua che sono proprio bianchissimi, ma vabbè, tentiamo di accontentarci. Ok, poi con un pennellino a punta, vado a prelevare un po' di questo prodotto qui, questo colore qua, per usarlo solo nella piega. È un colore che mi piace veramente tantissimo da piega, perché è un marroncino ma tendente al tortora e non è neanche troppo caldo, quindi è stupendo, cioè mi piace tantissimo. E cioè, non richiede tantissimo, tantissimo lavoro. Poi vado a prelevare un goccino di questo altro, scusate, questo marroncino un po' più mattone, che però è leggermente più intenso, e vado a intensificare un po' la piega con questo colore qui. Eccolo qui. Non esagero, perché voglio un trucco comunque da giorno, quindi assolutamente non esagerato. Poi voglio dare un po' di profondità al trucco, quindi voglio usare questo marrone scurissimo, non lo nero, perché solo a fare la definizione. Adesso poi andrò a sfumare con l'altro. Come potete vedere, l'angolare mi serve soltanto per darmi la forma, per darmi la piega, non certo per aiutarlo poi con le sfumature, assolutamente. Poi prendo un altro pennello pulito e vado a sistemare nella piega il colore. Come potete vedere, cerco di sfumare i bordi, perché non si possono lasciare i bordi. Allora, questa palette di Pupa, io ve lo dico, è straordinaria, perché i colori non fanno assolutamente nessun tipo di fallout, cioè non per quello che io mi sono truccata e ho già fatto la base, perché comunque vi dico la verità, non c'è bisogno assolutamente di fare la base dopo, perché non fa assolutamente fallout, potete proprio star tranquilli, è straordinaria. E siccome ci siamo, ora vado a prelevare con un pennellino pulito un po' dell'oro che c'è in questa palette. Adesso vi faccio vedere. Allora, c'è questo oro, mi piacciono tutti e due, sia il rosa che l'oro, e poi c'è un oro anche un po' più chiaro, che è questo qui. Io andrò a usare questo qui, vediamo com'è il risultato. Lo metto solo sulla palpebra mobile, perché io poi non ne ho neanche tanta di palpebra mobile, quindi non è che c'è da fare chissà che lavoro, però giusto per dare luce al trucco.
come potete vedere è subito, il trucco è subito luminosissimo, così è straordinario. Poi prendo un pennellino piccolo, 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 aspettate che posso per stendere ancora meglio il colore ora che l'ho pigiato, per uniformarlo un po' e non renderlo troppo netto. Non è sufficiente fare tante manovre, però giusto solo per farlo prima di. Poi con un piccolo pennellino piatto prelevo un goccino di questo rossiccio qui, che voglio andare a mettere soltanto nella parte finale dell'occhio, appena solo un goccino, però creerà appena una sfumatura e fine, nient'altro, solo così. E con questa palette è tutto. Poi procedo, applico il mio mascara favorito di questo momento, che è il Dark Love di Clio Makeup. Avete capito? È un mascara stratosferico. Allunga subito le ciglia, non c'è. Comunque potete vedere, perché neanche io faccio 50.000 passate, però il risultato è già bellissimo anche con una sola passata. Ho fatto solo un piccolo, come le ciglia toccano, eccolo, ho risolto. Dopodiché manca soltanto il rossetto. Come rossetto voglio usare questa tinta di Dolten, è molto chiara, mi piace tantissimo, ammorbidisce e resta. Al contempo rende il look fresco ed estivo, mi piace tantissimo. Per finire tutto e per sigillare il mio trucco uso il MAC Prep and Prime, il fissatore, che è straordinario, e il trucco è completato. Io spero che vi piaccia, adesso ve lo faccio vedere anche più da vicino. Vi ringrazio per aver seguito il mio tutorial. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così sarete avvisati quando esce il prossimo video.